Sulla carta noi abbiamo la riapertura della biglietteria di Ryanair, di Volotea e anche dell'Alitalia dal 2 giugno, sulle rotte nazionali e forse su qualche rotta che riguarda la Germania, dove le situazioni sono più favorevoli. È chiaro che noi abbiamo chiesto due cose: una, alla Regione e al Governo di assicurare che i voli aerei siano fatti in perfetta sicurezza, e quindi oltre ad avere le mascherine, la pressurizzazione dell'aria dentro l'aereo, abbiamo chiesto che si sia lasciato un posto vuoto a fianco al passeggero, in pratica file da tre, uno sì e uno no, in modo tale che ci sia veramente la tranquillità assoluta e che un volo per Milano o per un'altra destinazione di un'ora sia assolutamente sicuro. Per fare questo c'è bisogno di una contribuzione, di un rimborso spese per le compagnie aeree, per il posto che lasciano vuoto, che naturalmente voglio aggiungere, se mi permettete, che questo aeroporto funziona, non ha mai chiuso, funziona tutti i giorni con decine di elicotteri che decollano e ripartono molte volte al giorno per la sicurezza pubblica, per la salute, forze dell'ordine, eccetera, che ringrazio, ma è perfettamente sanificato e perfettamente attrezzato. Noi qui non abbiamo avuto nessun caso positivo. Il volo secondo me ci deve essere a prescindere, poi sono le regioni e il governo che fanno le ordinanze, quindi potrebbe succedere che il governo ripristina i voli Pescara-Milano, Pescara-Orio al Serio, dopodiché non so, la regione Lombardia pone dei vincoli sulla popolazione lombarda o la regione Abruzzo pone dei vincoli sugli ingressi in Abruzzo, ma queste sono questioni relative, quello che conta è che l'aereo voli, pure se vola vuoto, le linee devono essere garantite, anche coprendo i costi con fondi pubblici, ove fosse necessario, come si fa con i pullman. D'altra parte io vengo qui, vedo pullman vuoti che camminano lo stesso, vedo treni vuoti che camminano lo stesso, non si capisce perché questo non debba valere per alcune linee essenziali di aerei. Quanto è costato all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara stare praticamente fermo con i voli commerciali per oltre un mese? Questo è un grande problema, perché noi se avessimo chiuso come l'aeroporto di Perugia o tanti altri aeroporti probabilmente avremmo avuto introiti zero, non dico costi zero ma quasi. Invece a noi è stato chiesto, e ne siamo fieri e orgogliosi, io di questo ringrazio il personale, le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, di rimanere aperto, perché l'aeroporto d'Abruzzo a Pescara ha servito 5 regioni. Noi siamo arrivati a Ciampino, abbiamo servito Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Foggia, tutto il Molise, tutto l'Abruzzo. Abbiamo fatto interventi con i nostri elicotteri di emergenza e di sicurezza in 5 regioni, stando aperti dall'8 mai chiudendo, quindi stando aperti dall'8 marzo ad oggi. Noi spendiamo 15-20 mila euro al giorno, pur riducendo all'essenziale, e quindi diciamo abbiamo fatto, tra virgolette, abbiamo affrontato una spesa in 2 mesi di circa 1 milione di euro, che naturalmente, essendo al servizio pubblico di 5 regioni e della sanità, qualcuno dovrà restituire all'aeroporto. È evidente, non è che si può pensare che la saga finanzi il servizio di sicurezza pubblica o di salute pubblica di 5 regioni italiane di sua spontanea volontà. Quindi io mi auguro, ma ne sono certo, che tra governo e regione Abruzzo troveranno il modo di riportare questa cifra nelle casse della saga, come è giusto che sia.